È bolognese di nascita e londinese di adozione. Dopo aver lavorato nello staff della stilista Vivienne Westwood, ha iniziato a cantare nei club di Londra. Nel 2004 ha fondato il trio canoro Puppini Sisters, che con oltre 500.000 di copie vendute in tutto il mondo, sono diventate un punto di riferimento per la loro tecnica vocale e per i loro arrangiamenti. Conduttrice radio e TV, collaboratrice di Michael Bublé, direttrice musicale di spettacoli di burlesque, insomma una personalità davvero poliedrica, oggi debutta con un album solista curioso e originale. Si intitola Everything is Beautiful, è un disco in cui mescola il suo amore per gli anni 30 e 40, la sua passione per il vintage e moderne ed eleganti sonorità elettroniche. L'abbiamo incontrata a Milano, lei è Miss Marcella Puppini. I'm the greatest thing you'll ever have, the greatest thing you'll ever have. Il mio nuovo album solista, Everything is Beautiful, come lo possiamo definire? Un mescolone alla fine di tutte le mie influenze musicali, che sono svariate, come si può vedere dalle Puppini Sisters e da Marcella and the Forget Me Nots, che sono due progetti completamente diversi. Io sono ovviamente molto amante dello swing, ma mi piace moltissimo anche la musica elettronica. Infatti il mio sogno, quando ho mollato Vivienne Westwood per andare a fare la musicista, era di ripetere un po', ripercorrere le orme di Portishead, di Massive Attack. Ero assolutamente impazzita e ossessionata per la musica drum and bass e trip hop. E quindi fondere elementi di swing e di musica elettronica è diventato un po' una mia ossessione. E più poi mi sono chiesta, ma perché fermarsi soltanto all'electro swing, che è comunque un genere che è già abbastanza consolidato, perché non provare a spaziare un po' di più, a vedere appunto per esempio il valzer, che è un ritmo, il 3-4 non è che si usi molto nella musica elettronica, e allora usiamolo e poi mettiamoci dentro anche altri tipi di musica vintage, per così dire, tipo un po' di influenze Motown e di musica bubblegum rock, che è la musica un po' alla Plastique Bertrand. Quindi ci ho messo un po' dentro tutto quello che mi piace, senza pensare troppo. Punk scrubs that run drugs, those bastards are lying. They ain't satisfying as I am. Now she's knocking on my door, wiping her mascara, crying. Get lost, I'm usually down to earth and I usually never brag. But the truth is, girl, I'm the greatest thing that you ever had. I'm the greatest thing you ever had. The greatest thing you ever had. The greatest thing you've ever had. L'album che ho fatto è stato un album di collaborazioni. Ce ne sono tante e tutte molto varie e interessanti. Si spazia tra Jean-Max Rivière, che ha scritto canzoni per Brigitte Bardot e Juliette Gréco, una leggenda francese, un uomo simpaticissimo tra l'altro, che ho conosciuto, è venuto a vedere le Puppini Sisters a Olympia quando abbiamo suonato a Parigi. E si è dichiarato subito un fan e ha detto che gli sarebbe molto piaciuto collaborare in una canzone, a scrivere qualcosa assieme. E così abbiamo fatto, abbiamo scritto una canzone che si chiama Boom Boom l'Hélicoptère, che ha delle parole, lui ha scritto le parole, io ho scritto la musica, e le parole sono divertentissime, perché poi lui è un uomo veramente spiritoso e bisogna ascoltarla per capire, fa veramente morire dal ridere. E poi ho collaborato invece con R.A. The Rugged Man, che è un rapper americano underground, ma con un seguito enorme, che fa un hip hop intelligente. Infatti lui è poi la mia passione, perché lo vedi, ti sembra che ti stia per rapinare quando si presenta con la pelliccia che arriva fino ai piedi, che sta aria truce, e poi ti comincia a parlare del cinema esistenzialista francese, ti cita poesie,
è veramente un uomo straordinario e infatti nel suo rap lo senti, che le senti tutte le sue influenze, senti che è una vera persona intelligente e anche con delle idee politiche molto forti, insomma un collaboratore fantastico con cui poi tra l'altro sto continuando a collaborare. Stiamo scrivendo adesso assieme un EP di, l'abbiamo chiamato Swing, no, Hip Hop Noir abbiamo deciso di chiamarlo. Yes, I've got you pop, skidly do up, up, appunto continuando sui collaboratori dell'album c'è Marco Pirroni, il chitarrista e coautore di tutte le hit di Adam and the Ants, e Stephen Coates che è non solo un musicista con The Real Tuesday World ma è anche un artista e adesso anche un come si può dire, un lecturer che ha appena fatto un progetto che è anche finito su TED Talks sulla musica bootleg in Russia. E, insomma, un personaggio anche lui incredibilmente interessante con cui abbiamo scritto una canzone molto noir che si chiama So High. E poi ci sono anche tutti i produttori con cui ho lavorato, The Gentlemen Callers of LA, che sono personaggi noti nella scena steampunk e burlesque, non neanche tanto burlesque, più steampunk e electro swing a Los Angeles, e Barton Baker, che sono due DJ e produttori francesi, anche loro molto chiavi, importanti della scena electro swing europea, e poi svariati altri che vengono da tutto il mondo, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dall'America, insomma personaggi fantastici. Nell'album ci sono due brani in italiano, Doris Day e non sarò mai Doris Day in realtà si chiama, e Betty Boop. E, sono nati dal fatto che io ho già scritto parecchie canzoni, ma non ne avevo mai scritte in italiano perché mi sono sempre sentita un po' intimidita all'idea di scrivere in italiano, essendo io cresciuta con i grandissimi scrittori parolieri e musicisti che hanno fatto le canzoni più leggendarie italiane. Non mi sono mai voluta cimentare prima, invece stavolta ho detto, beh, insomma, o mi butto adesso o non lo faccio mai più. E ho scritto queste due canzoni per scherzose, le ho fatte un po' per gioco e mi sono divertita molto, anche se veramente scrivere in italiano è difficile, perché è una lingua talmente ricca che insomma ce ne vuole, ma continuerò a scrivere in italiano. Geometric system, guard a belt, deadly red stiletto heels, don't trust it. Long legs, Lana Turner style, film noir, seductive, the greatest. I'm the greatest thing you ever had, the greatest thing you ever had, the greatest thing you ever had. Mi si chiede spesso perché mi sono trasferita a Londra. In realtà non è stata una cosa veramente pensata. Io sono andata a Londra dopo la maturità. All'alba del non dico neanche quando, diciamo nella preistoria, e non mi interessava assolutamente Londra in quel momento, perché ero ossessionata con l'opera, volevo andare a Parigi a fare finta di essere la bohème, e in realtà sono finita a Londra per caso, anche controvoglia, perché mi sembra che mio padre mi abbia detto che dovevo andare a imparare l'inglese, non lo so. E mi sono trovata a Londra e mi svegliavo la mattina cantando. Sai quando ti prende un entusiasmo tale che non riesci a frenarti? E sono rimasta assolutamente fulminata, inaspettatamente, perché non
come dicevo, non ero certo di quelli a cui interessava la scena musicale inglese, ok? E non sono mai più voluta venire via. E qui me ne sono inventati di tutti i colori, come per l'appunto andare a studiare la St. Martin's, andare a studiare moda, che non mi era mai venuto in mente prima, solo per poter rimanere a Londra. Le Puppini Sisters e Marcella and the Forget Me Nots sono due progetti molto diversi che hanno convissuto per molti molti anni e stranamente sono riuscita a non smettere mai nessuno dei due. Adesso con Marcella and the Forget Me Nots stiamo prendendo una piccola pausa di riflessione, ma si riprenderà con un nuovo album molto presto. Invece con le Puppini Sisters abbiamo appena finito di registrare, no, non appena finito, stiamo per far uscire un nuovo album che uscirà in Inghilterra a marzo ed è un album in cui non siamo più solo le artiste, ma siamo anche la casa discografica. Abbiamo creato una casa discografica che si chiama Millionaire Records. Siamo le prime artiste che abbiamo scritturato e questo è un nuovo inizio, una nuova avventura che spero che continui per molto tempo. L'album, secondo me, è bellissimo, il nuovo delle Puppini Sisters è una meraviglia e quindi ce ne saranno ancora molti.